festival torna a Piacenza come di tradizione nell'ultimo fine settimana di settembre, quest'anno 26-29 settembre, e il tema Le incertezze della democrazia. Il tema è stato scelto l'anno scorso, annunciato alla fine del precedente festival, e incertezze della democrazia erano già presenti un anno fa, si sono in qualche modo aggravate, forse drammatizzate. In questo senso abbiamo avuto lo sguardo lungo, forse avrei preferito che non fossimo stati così previgenti. Ma oggi dobbiamo affrontare incertezze così profonde che in più paesi diciamo e temiamo che la democrazia sia veramente in pericolo. Non voglio dire che si sia concluso il tempo della democrazia, quindi molto spazio per una discussione anche molto impegnativa. Come tradizione, apertura e chiusura del festival sono affidate a un giurista e a un non giurista. Quest'anno Gustavo Zagrebelsky in apertura e poi Luciano Canfora. Ci sono come sempre dei testimoni di grandissimo rilievo: Enzo Bianchi, Gino Strada, presenze istituzionali. Continuiamo nella tradizione di avere il presidente della Camera dei Deputati, quindi quest'anno Laura Boldrini, e poi c'è Gaetano Quagliariello, il ministro che si occupa di riforme costituzionali e quindi è nella parte in questo momento. Ma le questioni della democrazia richiedono lo sguardo sull'Europa, lì forse si gioca la partita decisiva, e allora ecco il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar. Abbiamo poi come tradizione il dialogo molto serrato tra giuristi e non giuristi. Ritornano Remo Bodei e Carlo Galli, Mariuccia Salvati, una storica, ci darà la profondità di campo dei problemi che dobbiamo affrontare, dialoghi diretti. Massimo Luciani, Salvatore Veca, Nadia Urbinati, Mario Togliani. Populismo, dimensione globale dei temi della democrazia e poi le questioni ineludibili della rete, che noi e quindi della democrazia in questa nuova dimensione che va riguardata non soltanto con l'occhio dell'attualità, e ci sarà anche questo, però c'è una presenza, quella di Antonio Spadaro, il direttore di Civiltà Cattolica, che ha sempre avuto uno sguardo molto più profondo. E quindi ci aiuta anche un po' ad andare oltre le polemiche che rischiano di stravolgere anche il modo in cui questo tema viene affrontato. E poi ci riporterà ai problemi e anche alle miserie della situazione italiana Ilvo Diamanti.